Buongiorno, questa mattina ci siamo svegliati con la macchina completamente ricoperta di fuliggine. Ieri c'era un po' di puzza di bruciato, ma oggi è aumentata parecchio, si sente molto e tutto a me prende anche negli occhi, mi bruciano gli occhi. Abbiamo dormito in un posto che è veramente stupendo, in riva al fiume, e purtroppo c'è questo inconveniente. Adesso ci dirigiamo verso il primo paese, Watson Lake, e vedremo cosa dicono, cosa sta succedendo, perché qua oltretutto non c'è linea, non c'è, siamo completamente isolati. Questa è la nostra macchina stamattina, guardate come è conciata, e questa è tutta cenere e fuliggine degli incendi, il vetro, il pannello. Se dovremmo passare a lavarlo, almeno il pannello. Questa è la vista, il fiume è completamente annebbiato dal fumo. Ieri si vedevano le montagne là in fondo, adesso non si vede più nulla. Guardate il sole com'è offuscato dal fumo. Più andiamo avanti e peggio è, il fumo aumenta, sembra nebbia. E poi ovviamente di animali non ce ne sono, c'è solo questa mandria di bisonti che abbiamo già incontrato due volte, ma evidentemente gli animali stanno scappando dal fumo, e quindi anche se questa deve essere la zona migliore per l'avvistamento, niente. Noi abbiamo gli occhi che bruciano, la gola anche, e diciamo che la sensazione non è proprio bellissima. Vediamo cosa succede un po' più avanti e poi decideremo da farsi. Adesso sembra un po' meglio la situazione fumo. Siamo una cinquantina di chilometri dal punto da cui siamo partiti. Non è limpido, ma meglio. Lungo l'Alaska Highway, in mezzo al nulla, dopo tipo 100 km di sole e foreste, ci sono posti come questo dove ti vendono diesel, benzina, gas, e di solito c'è un piccolo bar, ristorante. Sì, la pompa di benzina non è proprio modernissimissima.
Questa strada comunque è impressionante. Innanzitutto è impressionante pensare come l'hanno costruita in così poco tempo in un territorio così ostile, solo pieno di foresta. E sembra poi un po' di essere tornati indietro nel tempo quando ci si ferma in questi distributori di benzina sperduti nel nulla. E poi parlando con le persone del posto ci hanno detto che qua d'inverno fa meno 60 gradi e quindi diciamo che fa freddino e non... La strada è aperta tutto l'anno e alcuni di questi hotel, motel sono aperti tutto l'anno. Maschio o una femmina? Boh, secondo te? C'è la coda dritta, deve essere una femmina. Ah, no, sto anche facendo la faccia. Aveva la coda dritta per un altro motivo. I bufali di questa zona sono diversi da quelli che abbiamo visto a Yellowstone. Innanzitutto sono meno bavosi. Quelli di Yellowstone erano invece dei bufali bavosissimi. E poi sono più magri, più affusolati. Sono più sportivi. Sono dei bufali atletici. Abbiamo attraversato il 60° parallelo. E finalmente siamo arrivati in Yukon e abbiamo pure trovato il cartello. Siamo di nuovo arrivati in un posto iconico e spettacolare dell'Alaska Highway, il signpost a Watson Lake. Questa tradizione, questo luogo risale al 1942, quando un soldato, un tal Carl Lindley, iniziò a mettere delle targhe. E da lì le persone hanno continuato questa tradizione e ora sono a più di 100.000 targhe inserite su questi pali. È davvero un posto impressionante, pensare che ci sono 100.000 targhe fa ancora più impressione. Stiamo andando a comprare un pezzo di legno per costruire la nostra targa. Matteo mi costruirà una targa bellissima, ne sono sicura. Thank you.
Okay. Bye, bye. 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 Quindi per 2 dollari e 10 abbiamo il nostro pezzo di legno e adesso andiamo a dipingerlo. Poi si mangerà oggi. Speriamo. Anche oggi abbiamo trovato un bel posticino dove fermarci a pranzo all'ombra in un parco di Watson Lake. Matteo sta realizzando la nostra targa da appendere nella foresta. Forse. Come forse? Guardate come sta venendo il lavoro. Alla fine Matteo l'ha smollato a me e quindi con tanta pazienza, dopo aver scritto le lettere, le sto ripassando tutte col colore. Partiamo per la spedizione della targa, di attaccare la targa, e Matteo si è portato anche la scala. Quindi, boh, chissà dove la metteremo. Dove troviamo un posto. Scala dura, ma ci proveremo. È un'operazione fondamentale. Per intemperio qua da meno 4. Mettiglieli tutti che non si deve staccare. Anche quello. Mamma mia! Vieni sul palo! Guarda che capolavoro che abbiamo fatto, voglio vedere se la sta. Macchina e targa là dietro. Guardate che bel lavoro. La statistica delle targhe: sono partiti nel 1942 e dal 42 all'88 sono arrivati a 6.281 targhe e poi sono cresciute esponenzialmente e a settembre del 2022 erano a 100.000. Chissà oggi. E oggi in più c'è la nostra. Matteo è diventato espertissimo a lavare i vetri. Sto facendo un avvenire per quando torno. Lui che è pulito, si vede ancora di più il nostro vetro rotto. Quello lì, il nostro bollino qua. Qui abbiamo trovato anche il gas, quindi ci facciamo riempire la bombola che abbiamo usato per un mese, ma non è ancora terminata, ma per essere previdenti la riempiamo. E già che oggi siamo nei lavori, pulizia del pannello, perché la fuligine ce l'ha sporcato tutto.
Ecco dove abbiamo messo l'al... No, parlavo con la GoPro. Ecco dove abbiamo messo l'altro portatelefono, perché gli mettiamo qua al telefono e così possiamo vedere i video.